Quando scende il gelo invernale, nevica e fa freddo. Il corpo ha bisogno di benzina super per mantenere stabile la temperatura interna. Cioè, dobbiamo farci un goccetto di benzina? Di benzina no, ma del nostro carburante adatto sì. E il nostro carburante è l'alimentazione. Per questo quando è freddo abbiamo più fame, il corpo richiede più cibo, ma deve essere cibo specializzato. E cosa dobbiamo dargli? Grasso di foca? No, un cibo equilibrato con i giusti grassi, proteine e carboidrati. Il segreto è mangiare alimenti che danno forza subito senza appesantire, che consumano poca energia per essere digeriti, altrimenti il corpo non ha energia per produrre il necessario calore. Quali sono gli alimenti che producono energia di pronto utilizzo? Sono i carboidrati e le proteine, accompagnati da grassi sani. Vediamo cosa mettere nel nostro menù combatti freddo. 1. Zuppe calde. Verdure invernali, cereali e legumi combattono il freddo e fanno detox. 2. Patate. Sono carboidrati ricchi di vitamina A dall'immediato potere nutriente. 3. Verdure cotte. Meglio delle crude, danno anche calore e fibre utili all'intestino. 4. Proteine. Possono essere di origine animale o vegetale, a scelta. L'importante è cuocerle in modo semplice, leggero e digeribile. 5. Omega 3. Sono i grassi sani che si trovano in pesce, frutta secca e semi di lino. 6. Spezie piccanti. Un pizzico di piccante stimola la circolazione e aiuta il corpo a riscaldarsi. 7. Agrumi. La frutta invernale è ricca di vitamina C, utile al sistema immunitario. 8. Tisane calde. Utili a mantenere l'idratazione e il calore interno del corpo. La tisana più fantastica per il freddo è quella a base di limone e zenzero. Io l'ho provata, funziona davvero! Sì, lo so, qui ho spiegato come farla. Attenzione! Nei giorni freddi è meglio limitare l'alcol. Crea vasodilatazione e quindi fa disperdere il calore più in fretta. Posso farmi almeno un dolcetto? Sì, è meglio se fatto in casa con ingredienti genuini. Teniamo il corpo caldo quando fa freddo, così ha più energia per mantenerci in salute. Guarda la mia playlist con i rimedi naturali per tutti i malanni di stagione. Leggi in descrizione i link ai miei libri ed ebook su salute naturale e ricette sane. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, attiva le notifiche, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!